Perdere un derby in casa dopo due supplementari fa male. Farlo davanti al muro rosso dell'Almarena, oltre 7.000 sugli spalti, record ogni epoca, acuisce il patimento. Ma reso l'onore delle armi a Udine, che meritava di vincerla già nei regolamentari, resta la necessità di archiviare un evento che resterà negli annali dello sport regionale. La sceneggiatura è quella di un thriller. Il copione sembra scontato. L'Alma parte forte con Mussini e un Bowers subito protagonista con tre triple, centrale dall'angolo destro e dalla parte opposta. Sul 13-4 in sala scrocchiano i popcorn, poi l'imprevisto. LBO subisce un colpo al sopracciglio ed esce. La GSA ne approfitta, rientrando a contatto sul 15-11. Poi non si capisce più dove il regista voglia andare a parare. Il gioco si imbastardisce fra forzature individuali e percentuali al tiro scarse. La GSA, con lunghi rocciosi e difesa arcigna, sguazza nel suo brodo. Pinton, Busciati, Coupain trovano la via del canestro sia da tre punti che da sotto, coinvolgendo Mortellaro. Udine va due volte sul più 6 e nemmeno una schiacciata di Green basta a ribaltare l'inerzia. Il sipario si riapre sul 32-34, ma gli ospiti hanno qualcosa in più. Dykes e Raspino coltivano il vantaggio bianconero. Trieste perde palloni a raffica e spara salve da tre. Sono ancora le invenzioni di Bowers a tenere la galla, insieme a qualche sprazzo di Daros. Se non fosse per tre errori consecutivi da sotto canestro, la GSA potrebbe già festeggiare l'Oscar di giornata. Si entra nell'ultimo quarto sul più 7 friulano. Sino a 4 minuti e spiccioli dal termine, nulla fa pensare a una rimonta, perché i ragazzi di Lardo sono perfetti, mentre l'Alma getta al vento diverse occasioni. Poi il colpo di scena. In 50 secondi Trieste confeziona un parziale di 8-0. Tutto nasce dalle mani di Cavaliero, prima freddissimo al tiro, e prosegue con la tripla e l'appoggiata di Mussini. L'Alma riporta pure la testa avanti con la seconda tripla di Dani. Nel minuto finale però i tiri liberi sentenziano, supplementari. Il primo sembra parlare di Aleto Nostrano, con Green ad inchiodare a canestro e Bowers ad avvicinarsi ai 26 punti finali. Ma Udine non accusa mai il colpo e con Busciati, Coupain e Raspino resta a contatto sino al 71 pari, che Giavonte non modifica con l'ultima preghiera. Il secondo overtime rivela definitivamente il protagonista della pellicola, Kendall Dykes. Sua la penetrazione più falla in apertura, sua la tripla allo scadere dei 24 secondi, suo il tiro che sigilla la vittoria. Udine conquista i playoff vincendo anche il secondo derby stagionale per 85-79. È il primo KO all'Almarena dopo 28 vittorie consecutive in stagione regolare, ma soprattutto mette il primo posto in bilico. Per assicurarsi il fattore campo nei playoff, Trieste deve andare a vincere l'ultima gara in calendario sul difficilissimo campo di Montegranaro. Il film non finisce qui.